celebrata a Tabgha, sulle rive del mare di Galilea, la festa della moltiplicazione nel luogo stesso in cui Gesù compì il celebre miracolo. Domenica di preghiera per l'Iraq. Anche a Gerusalemme, cristiani e musulmani uniti per dire no a divisione e violenza e per chiedere con la preghiera la grazia della pace. La festa islamica del sacrificio, il cruento rituale dello sgozzamento degli agnelli e il significato religioso. Luminoso esempio anche per i giovani di Terra Santa e il loro futuro a Gerusalemme nella parrocchia di Bettanina, messa di ringraziamento e festa per Chiara Luce Badano, la giovane ragazza italiana proclamata beata lo scorso settembre. I talenti del Magnificat, i migliori allievi della Scuola di Musica della Custodia di Terra Santa in concerto presso lo spettacolare auditorium dell'Università dei Mormoni a Gerusalemme. Gli evangelisti raccontano un episodio in cui Gesù, vedendo che la moltitudine non voleva allontanarsi, ne ebbe compassione e diede da mangiare a tutti, con soli 5 pani e 2 pesci, offerti da un bambino. Questo miracolo riunisce tutti gli anni, il secondo sabato di novembre, fedeli dalla Galilea e diversi pellegrini, in una grande celebrazione festiva a Tabgha, nella chiesa della moltiplicazione, che la tradizione sostiene essere il luogo del miracolo. È partito dall'esortazione apostolica Verbum Domini, Monsignor Giacinto Bulos Marcuzzo, per fare nella sua omelia un'esegesi del pane, simbolo della parola di Dio. Il pesce, invece, rappresentazione di Cristo, sin dall'antichità, è la raffigurazione dei cristiani e della Chiesa. Il Vescovo Latino della Galilea ha invitato i cristiani a moltiplicarsi come presenza nel Medio Oriente, un appello già ricorso al Sinodo dei Vescovi a Roma. È la prima volta che veniamo qui, in questo luogo unico per i cristiani, la Galilea. Sappiamo che proprio da qui Gesù ha dato inizio a questa grande festa e per noi ricopre un significato del tutto particolare celebrarla qui in famiglia. È sulle rive del mare di Galilea, vicino a Cafarnao e Tiberiade, che si trova la località di Tabgha, il luogo delle 7 sorgenti, un posto fertile con una folta area verde. Non è un caso che Gesù abbia portato la folla qui. C'era acqua in abbondanza e se fosse mancato il cibo, lui stesso avrebbe provveduto. L'offerta innocente di un bambino ha saziato la fame di coloro che stavano ai piedi del Maestro. Lo scenario richiama il sacrificio dell'agnello di Dio nella comunione e la moltiplicazione già si configura in qualche modo come l'anticipazione del miracolo eucaristico. E mi pare che sia qualcosa non soltanto di simbolico, ma anche molto di reale. Noi abbiamo bisogno dell'Eucaristia, non possiamo vivere senza Eucaristia e il miglior significato dell'Eucaristia è che dobbiamo darci per il bene degli altri, sacrificarci persino per la vita degli altri. Sotto l'altare si trova la pietra, rinvenuta durante degli scavi archeologici, dove, secondo la tradizione, Gesù ha collocato i pani. Vi è un pezzo di mosaico che ricorda questo fatto storico. L'antica chiesa bizantina è stata distrutta nel VII secolo, periodo in cui il posto smise di essere conosciuto. È stato riscoperto solo 1300 anni dopo e acquisito da una società tedesca. Oggi il luogo santo è custodito dai monaci benedettini come una casa, figlia dell'abbazia della Dormizione di Gerusalemme e adibita ad accoglienza per i pellegrini. Superiore della comunità dei benedettini presso il santuario della moltiplicazione di Tabgha è padre Ralph Grace. E noi benedettini? I benedettini si trovano qui da 70 anni, dice, cercando di vivere la vita di Cristo e il suo comandamento. La nostra vita, ci racconta, oscilla tra l'imitare Gesù nella sua preghiera silenziosa in questi luoghi e il nostro essere per la moltitudine, per la gente. Siamo felici di celebrare questa festa oggi insieme a tutti questi cristiani locali. Anche a Gerusalemme una giornata, quella di domenica scorsa, per ricordare i cristiani dell'Iraq. Mentre migliaia di pellegrini provenienti da tutto il mondo visitavano il Santo Sepolcro, a pochi metri dalla piazza della Basilica, nella scuola dei Frères, un gruppo di rappresentanti delle chiese cristiane di Terra Santa si è incontrato per pregare. Perché è la preghiera, secondo le comunità riunite, l'elemento più forte che può creare un ponte con i cristiani di tutto il Medio Oriente. Sentiamo nelle notizie che vengano un po' dappertutto nel Medio Oriente non hanno questa possibilità di pregare in libertà, diciamo, o pregano
con tanta paura. Oggi, per esempio, io ho pensato dal mattino a questi iracheni che vogliono andare a raduni in una chiesa. E come sarà il loro sentimento? Come pensano andando non possano ritornare a casa sani? Non lo so, e questo è un rischio. Pace, rispetto e libertà d'espressione e di culto è ciò che chiedono le chiese riunite in questo incontro. Non hanno partecipato soltanto i cristiani. Un imam di Gerusalemme ha ricordato che anche delle moschee sono state attaccate in Iraq. Questa è un'opportunità per restare uniti, invocando Dio per la grazia della pace. Abbiamo invitato lo Sheikh perché abbiamo sempre vissuto uniti in questa terra, cristiani e musulmani. Nelle nostre scuole abbiamo avuto sempre professori e studenti delle due religioni e non facciamo differenza tra cristiani e musulmani. Tutti soffriamo per lo stesso problema e ci affidiamo a Dio chiedendo la pace per tutti. Noi musulmani e cristiani siamo uniti da più di 15 secoli. Noi condanniamo il massacro poiché questo crimine è chiaramente contro la nostra religione. Coloro che hanno fatto ciò sono persone che vogliono del male e seminare la divisione tra cristiani e musulmani in Iraq. Noi a Gerusalemme siamo un'unica famiglia e viviamo qui in solidarietà con il nostro popolo in Iraq, sperando che anche lì regni la pace e la carità. All'incontro la presenza di famiglie e di alcuni bambini, ricordando che anche molti di loro in Iraq sono stati vittime della violenza. Mano nella mano hanno pregato, uniti. Un momento d'incontro per tutti coloro che ancora credono che la pace sia possibile. Ecco un agnello, proprio come quello che avrebbe sacrificato Abramo al posto di suo figlio Ismaele per volere divino. Ricorre in questi giorni per i musulmani la festa del sacrificio, che indica la totale e indiscussa sottomissione a Dio. Secondo la tradizione, per indicare la prova a cui fu sottoposto Abramo, i musulmani nel giorno della festa sacrificano un animale, fisicamente integro adulto, mediante lo sgozzamento. Il sacrificio ha un significato profondamente religioso, perché quando uno fa un sacrificio poi sta meglio, è purificato nell'anima. Quando il musulmano torna dalla Mecca, dal pellegrinaggio, deve fare il sacrificio e solo dopo potrà fare festa. Che differenza c'è tra il sacrificio di Ismaele e il sacrificio di Isacco? Beh, nessun sacrificio ha avuto luogo, ma il testo, c'è la differenza quindi del personaggio esplicitamente menzionato nel Vecchio Testamento, nella Genesi, e non menzionato soltanto suo figlio nel Corano. Il posto non è indicato nel Corano e quindi per la tradizione islamica era un'occasione propizia per mettere in rilievo Ismaele, piuttosto che Isacco. Nei giorni di festa una norma islamica vieta qualsiasi tipo di ascesi e di digiuno, ed è un clima di profonda letizia a caratterizzare la Gerusalemme islamica in questi giorni. Per tutti quei montoni sgozzati sulle strade, rigorosamente divisi in tre parti per essere distribuiti anche ad amici e ai poveri della comunità, secondo la formula pronunciata a gran voce, nel nome di Dio, Dio è il più grande. Cari amici, solo l'amore con la maiuscola dona la vera felicità. Lo dimostra anche un altro testimone, una giovane che ieri è stata proclamata beata qui a Roma. Parlo di Chiara Padano, una ragazza italiana nata nel... Con queste parole, Sua Santità Benedetto XVI ha iscritto lo scorso 25 settembre Chiara Luce Badano nel registro dei Beati. Chiara era nata a Sassello, un paesino dell'Appennino Ligure, il 29 ottobre 1971 e già da piccolissima si sforzava di mettere Dio al primo posto nella sua vita. Come per me è facile imparare l'alfabeto, così deve esserlo anche vivere il Vangelo, ripeteva instancabilmente. Poi la malattia. A 17 anni, all'improvviso un lancinante spasimo alla spalla sinistra svela tra esami e inutili interventi un osteosarcoma, dando inizio a un calvario che durerà circa 3 anni. E quello accaduto in Vaticano lo scorso settembre è stata una festa per tutto il movimento dei focolari, soprattutto per i giovani che Chiara tanto amava. Tra loro anche un gruppo di focolarini di Gerusalemme che, tornati in patria, hanno proposto una messa di ringraziamento per il riconoscimento che la Chiesa ha voluto dare a questo modello di santità. Così, sabato pomeriggio a Beitanina, Padre Narwan, un sacerdote iracheno, ha presieduto la messa a cui hanno partecipato più di 350 persone. E non c'erano solo focolarini, tutta la Chiesa di Gerusalemme è venuta a ringraziare Dio per il dono di questa ragazza.
ragazza. Chiara Luce, quello che ha fatto nella sua vita di importante è stato accettare la volontà di Dio così com'era e non arrendersi al dolore o alla sofferenza o alle divisioni. Così i cristiani, ogni cristiano dovrebbe fare, non arrendersi di fronte alla sofferenza, ma accettarla come dono di Dio e farne un dono di amore. Chiara è una figura di santità non solo per Gerusalemme ma per il mondo intero. Ha vissuto il Vangelo in modo radicale, ci ha testimoniato che il Vangelo è la vita. Quando aveva 4 anni, per esempio, ha chiesto a sua mamma di dare i suoi giocattoli ai poveri, ma la mamma si è opposta e Chiara è entrata ugualmente nella sua stanza e ha scelto i giocattoli nuovi da dare ai poveri e ha detto a sua madre: a Gesù bisogna dare solo le cose nuove. Al termine della celebrazione un momento di canti, danze e una piccola rappresentazione teatrale. In scena i dialoghi tra Chiara e sua madre, commoventi per l'intensità delle parole e l'affetto rivolto nei confronti di Cristo, sposo amato sopra ogni cosa. I giovani sono il futuro, io non posso più correre, però vorrei passare loro la fiaccola come le Olimpiadi. Sono queste parole di Chiara Luce a chiudere l'incontro e i giovani, che simbolicamente prendono in mano delle candele, cominciano a camminare insieme sulla via che Dio ha scelto per loro, proprio come ha fatto la loro Chiara. I migliori allievi del Magnificat, la scuola di musica della Custodia di Terra Santa, si sono esibiti domenica 14 novembre nell'auditorium del Jerusalem Center for Near Eastern Studies, meglio conosciuto come Università dei Mormoni, che organizza da anni una prestigiosa stagione musicale. In un ambiente meraviglioso, posto sul Monte degli Ulivi, gli spettatori ascoltano il concerto ammirando sullo sfondo il panorama di Gerusalemme attraverso delle ampie vetrate. L'Istituto Magnificat è molto orgoglioso di essere qui stasera all'Università dei Mormoni, che ospita per il 4º anno di seguito il concerto dei nostri migliori allievi. Siamo loro molto grati e siamo molto felici di suonare davanti a questo pubblico magnifico. Senza nessun timore della platea, 15 allievi del Magnificat, dall'età compresa tra i 9 e i 14 anni, hanno eseguito con bravura e disinvoltura brani classici per pianoforte, flauto, violino e violoncello di autori come Bach, Mozart, Beethoven, Telemann, Poulenc e altri. Applausi e consensi da parte del pubblico, tanto che, per accontentarlo, il coro femminile Yasmin, composto da adolescenti e condotto da Hania Sabara, direttrice didattica della scuola, ha dovuto bissare l'amen finale dello Stabat Mater di Pergolesi. Qual è il musicista che preferisci? Vivaldi. L'Istituto Magnificat è stato fondato nel 1995 da padre Armando Pierucci, organista del Santo Sepolcro e professore di conservatorio, che ancora lo dirige. Le quotazioni del Magnificat sono sempre più in crescita, grazie all'alta professionalità degli insegnanti e alle nuove possibilità che si aprono alla scuola di rilasciare diplomi accademici riconosciuti anche nell'Unione Europea, in seguito alla convenzione stipulata con il Conservatorio Pedrollo di Vicenza, che garantisce e vigila sugli standard di qualità da osservare. Il Magnificat è una scuola di musica, ma di fatto è anche un laboratorio di pace e di condivisione. Qui abbiamo sia allievi che insegnanti, sia palestinesi che israeliani, e di diverse confessioni religiose, sia ebrei, musulmani, cristiani, e tra i cristiani di tutte le varie confessioni, cattolici, greci ortodossi, armeni, tutti uniti dalla musica per costruire una nuova Gerusalemme di pace. All'Istituto Magnificat, attualmente ospitato nel complesso di San Salvatore a Gerusalemme, ma in attesa di una nuova sede, confluiscono oltre 200 allievi, più di 20 insegnanti e 3 cori, che rispondono anche alle esigenze liturgiche della Custodia di Terra Santa nelle solennità più importanti. La scuola ha anche al suo attivo pubblicazioni, incisioni di CD musicali, tournée all'estero, concerti e organizzazione di concorsi.